Avevano meno di tre settimane di vita, divelte le barriere ai due accessi della passerella di Candoglia. È successo a inizio settimana, erano costate alla provincia, l'ente competente, circa 2.000 euro. Ecco come si presentavano solo qualche giorno fa nuove nuove. Tre delle quattro barriere installate sono state asportate e gettate nel fiume Toce. Abbiamo già sporto denuncia presso le autorità competenti. È un atto vandalico, mirato e consapevole, in sfregio al decoro, alla legge, alla pubblica amministrazione e a tutte le difficoltà che stiamo affrontando, dice arrabbiato il vicepresidente provinciale Rino Porini. Lo stesso spiega che non si tratta di una bravata. Quel lavoro era stato fatto dalla provincia su richiesta dei sindaci di Ornavasso e Mergozzo, i due comuni collegati dalla passerella, perché questa non veniva usata solo da ciclisti e pedoni, per i quali è stata collegata laudata. Documentazioni fotografiche dimostravano che sul ponticello transitavano moto e addirittura un'auto con carro bestiame al traino. Da qui la decisione di sbarrare parzialmente l'accesso. Questo ha dato fastidio a chi abitualmente transitava con altri mezzi. Avrebbero potuto chiederci un incontro, magari una soluzione si sarebbe trovata a Fermaporini. Invece la scelta è stata quella di distruggere, peraltro non senza difficoltà perché si trattava di strutture ben ancorate. Ai carabinieri ora è il compito di svolgere verifiche e indagini per cercare di identificare il o i vandali. Comunque, ora abbiamo posizionato grossi blocchi di cemento che monitorano. Remo aggiunge Porini, che conclude non escludendo in un prossimo futuro la posa di un sistema di videosorveglianza.